Abbiamo oggi in mezzo a noi due ragazze che la settimana passata sono venute a cercarmi, abbiamo parlato. Amen, ragazzo, sono brave ragazze, perlomeno per come si sono presentate. Amen. Ci ha raccontato un po' la sua storia, ci ha raccontato, gli è venuto un timore della venuta del Signore. Come se qualcosa sta per accadere. Sono successe tante cose nella sua vita che non stiamo qua a parlare, ma io gli ho detto io, Dio ha un piano con te, Dio ha un piano con ogni singolo di noi, fratelli. Noi siamo qua perché siamo stati chiamati ognuno con un suo modo, amen. Dio l'ha chiamato con un suo modo particolare, amen. Siamo qua insieme, gioiamo di quello che abbiamo ricevuto, ognuno con la sua esperienza, ognuno con i suoi errori che ancora andrà a fare, ma l'importante, fratelli, dal momento che tu vedi che il Signore ha un piano per te, perché il tuo piano non è lo stesso per gli altri. Se Dio ti sta chiamando, allora è buono attendere alla sua voce, perché la chiamata che Dio ha per te non può essere quella che ha per altri. O addirittura agli altri non li chiami, a te ti sta parlando proprio oggi, perché c'è un motivo speciale. Se tu vai indietro nella storia, nella Bibbia, a me, tu andrai a vedere che uomini venivano scelti, appartati rispetto ad altri uomini. Cos'era? È la chiamata di Dio, è la grazia del Signore che fa a chiunque lui vuole. Amen. Poi magari ne parleremo più che cos'è la predestinazione, perché la Scrittura dice che noi siamo stati predestinati prima della fondazione del mondo. Noi siamo nati in questa epoca e ancora in quest'epoca Dio ha qualcosa da dire a quest'epoca. E come Dio si è sempre usato di profeti, ancora in questo tempo egli si è usato di un profeta. I ragazzi stanno leggendo, gli ho dato il messaggero del tempo della fine. È venuto l'altra volta con le lacrime agli occhi dicendo: come fa il mondo ad aver annullato, ad aver rigettato un profeta del Signore? È sempre stato così, fratelle. Pochi lo trovano, la maggioranza lo rigetta. È storia. Dio ha dato dei limiti, dei paletti affinché il vero credente possa capire e possa vedere se realmente le cose stanno così, ragazzi. Amen. Tu vedi che tutti i profeti di Dio non sono stati mai amati dal popolo, ma sono stati sempre rigettati dalla maggioranza e amati dai pochi. Elia, che fu un grande profeta, che chiuse il cielo, che fece tanti miracoli, disse: Signore, ma chi ha creduto? No, sono rimasto solo e Dio gli disse: no, io mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio a ballo, alle statue. Ancora oggi è la stessa cosa. Questo profeta è stato rigettato, egli lo sapeva, ma Dio disse che il messaggio da lui predicato avrebbe raggiunto ogni uomo eletto sulla faccia della terra. Quindi cominciate voi a capire questo. Signore, tu oggi mi hai inviato qua, mi hai fatto conoscere questo messaggero, mi ha fatto conoscere questo messaggio che il mondo ha rigettato. A quale scopo? Allo scopo di preparare una chiesa per il ritorno del Signore. Amen. Capite? Questa è la grande realtà. Dio ci ha chiamato, e ancora oggi in questa prede che noi faremo, dove Israele si trova a Kadesh Barnea, che è il luogo di giudizio, noi vedremo ancora delle belle cose. Gloria a Dio. Signore, ci benedica, vogliamo chiamare qua i ragazzi. Oggi a stare in mezzo a noi, salutiamo i fratelli che ci salutano, che ci seguono via internet. Dio vi benedica e che sia un grande giorno ancora oggi per noi. Amen. Alleluia. Fratello Luca, Dio vi benedica. Oh Signore, ancora ti ringrazio che ci sei ancora qui, ancora di quanto tuo spirito, Signore, ancora ti ringrazio per le vite che tu ci doni, Signore, ancora ti ringrazio che ci sei ancora qui, di quanto tuo spirito, Signore, ti aiuto a benedire tutti i fedeli di qui, Signore, ancora con tutti quelli spazi per il mondo, Signore, ancora, Signore, che tu ci possa perdonare per ogni peccato che noi commettiamo, Signore, che ci possa far camminare sulla retta via, Signore, che tu per davvero ci possa guarire da ogni nostra umanità, Signore. Ancora Signore ti ringrazio per tutto quello che fai per noi, Signore. Ancora ti chiedo di aiutarci a superare ogni prova, Signore. Ancora Signore, metto davanti a te la predica del fedele, Signore, che tu per davvero la possa benedire. E ancora Signore, metto davanti a te questa settimana, Signore, che tu per davvero ci possa aiutare, Signore. Ancora Signore, mettiamo ogni cosa nelle tue mani, il tuo santo di Gesù Cristo. Alleluia. Numero 126. 126.
dai peccati ce l'ho, 126. La pagina era 50. 1, 2, 3. Dai peccati nostra meno girano, col suo sangue si redattò, ciò cambiamo come nemici bianco, col suo sangue si redattò, ce l'amo, ce l'amo. Signore ci benedica. Israele a Kadesh Barnea. Libro dei Numeri, capitolo 13, versetto 1. Il Signore disse a Mosè: manda degli uomini a esplorare il paese di Canaan, che io do ai figli di Israele. Il paradiso terrestre perso da Adamo e la terra promessa da Abramo fu persa perché fu rigettato il piano di Dio. Nel primo caso l'albero della vita, e nel secondo fu rifiutato Giuseppe, simbolo di Gesù Cristo, che ha voluto sempre salvare ciò che era stato perduto. Al tempo di Giuseppe Israele stava bene in Egitto, ma poi sorse il faraone che non lo riconobbe e li schiavizzò. Il Signore attraverso Mosè li liberò, fece un patto con il popolo, con la legge, scritto su tavole di pietra, spezzate la prima volta, ma riposte nell'arca. La seconda volta a simboleggiare Gesù morto alla croce e risuscitato. Amen. Fratello Giosuè. Dio ha dato sempre una possibilità di salvezza per i suoi figli. Le città rifugio simbolo di Cristo davano salvezza agli omicidi, non volontari, fino alla morte del sommo sacerdote, per poi essere liberi. In Israele è vera la legge dei taglioni. In Esodo 21 sta scritto: chi colpisce uno a morte deve essere messo a morte. Se non gli ha teso un agguato e l'ho acceso involontariamente, io stabilirò un luogo dove egli possa rifugiarsi. In Israele furono costruite 6 città di rifugio. Queste città erano sparse per tutto Israele ed erano facili da raggiungere. Avevano delle strade pianeggianti e senza nemmeno una buca, e in ogni città c'era un sommo sacerdote. Chi si rifugiava nella città poteva restarci fino alla morte del sommo sacerdote, dopo veniva mandato via.
Queste città rappresentano Gesù Cristo, il rifugio dal peccato. Bene, finiamo con una preghiera. Padre, eccellente Signore, ancora grazie per questa domenica, per questa opportunità che ci dai di riunirci qui sotto il tuo cospetto, Signore. Ancora, Signore, benedici i fratelli presenti, Signore, questi due ragazzi nuovi che sono venuti oggi. Signore, ancora, Signore, per gli assenti, per gli ammalati, Signore, ancora metto nelle tue mani il fratello e Carmelo, Signore. Ancora, Signore, completa la sua guarigione, Signore. Ancora, Signore, per altri fratelli che hanno bisogno di te, Signore, e quelli che sono sparsi in tutto il mondo, Signore. E ancora, Signore, aggiungi altra gente a far parte di questa sposa, Signore. Fagli capire, Signore, che ormai il tempo è finito, Signore. È finito qualsiasi cosa che c'è qui in questo mondo, Signore. Ancora, Signore, grazie per la parola, Signore. Grazie per i profeti che tu hai mandato, Signore. Grazie ancora per il profeta Branham che hai mandato tu per questa epoca, Signore. Ancora, Signore, benedici il fratello Enzo, Signore, che porta la parola, Signore. Ancora, Signore, facci uscire con tanta gioia oggi, Signore, come fai tu ogni domenica, Signore. Ancora, Signore, perdona ogni peccato che noi commettiamo e ogni cosa la chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Signore ci benedica, fratello Luca. Numero 14. Guarda, Signore, persona, che con cuore ti vuole ascoltare, il tuo dire da forma di scuola, che è sabio e pago ti dà. Thank you.
Ok. Dio ci benedica, amen, ancora in questa mattina. A tutti voi venuti, ancora chi? Sì, se la vuoi chiudere la puoi chiudere. Sì, 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 tranquilla, prima che la bambina esce fuori. Ok. Allora, prima che cominciamo a pregare, voglio leggere questa testimonianza che è venuta al sito branham.org il giorno 14, quindi in questi giorni, è fresca. Ascoltate cosa dice questo fratello. Panno di preghiere, e Dio operò miracoli straordinari per le mani di Paolo. Amen. In Atti 19 noi vediamo che Paolo, quando cominciava a predicare, la potenza di Dio era viva, come deve essere ancora viva oggi, perché il profeta dice che la stessa potenza di allora fu promessa anche oggi. Lo stesso Pietro, quando andò nella casa di Cornelio, lo Spirito Santo scese, allora lo interrogarono dicendo: perché tu sei andato là? Perché per mandato divino io sono andato in mezzo ai pagani. E quando noi eravamo là che parlavamo, lo stesso Spirito che scese su di noi è lo stesso Spirito che scese anche su di loro. E allora i giudei furono contenti. Il profeta dice: non è uno spirito diverso quello che c'è oggi, ma lo stesso Spirito di Pentecoste ancora vive in mezzo a noi. Amen. E Paolo era così preso da questa potenza che la gente gli portava i grembiuli, portava i fazzoletti delle persone malate e le mettevano addosso a lui. E dopo che lui andava, dopo che lui finiva di pregare, di fare il suo sermone, quello che è, venivano presi e messi sui malati e la gente guariva. Amen. Ora Gesù Cristo lo stesso, dice Ebrei 3:18, ieri e oggi è in eterno. Noi abbiamo avuto quest'uomo che ha pregato su migliaia di stoffe che ancora oggi vanno per il mondo. Noi ne abbiamo avuto una. Abbiamo avuto testimonianza anche qua di questa potenza. Amen. Stiamo ancora vedendo in Carmelo che Dio compie l'opera, e poi quando sarà attraverso la sorella Cettina voglio poi fare una relazione e mandarla a Jeffersonville. Come dice lì, per favore, dice inviateci, alla fine diceva il profeta, quando inviava la carta, dice inviate la vostra testimonianza, dice Jeffersonville. Ancora oggi arrivano testimonianze. Attraverso, quando abbiamo preso il panno di preghiera, altre persone ce l'hanno richiesto. Una ragazza che doveva essere operata, una bambina che è nata con dei problemi e che doveva essere operata, la mamma ha creduto, gli abbiamo fatto arrivare un panno di preghiera, e l'altro giorno ci ha mandato attraverso WhatsApp un messaggio dicendo che furono di nuovo a visita e che la bambina, non so ora esattamente, poi me lo faccio spiegare bene da mia moglie Dorcas, ma dice che la bambina parlò con la dottoressa e dice: tu mi volevi mandare, dice, a operare quando già Dio mi ha guarito. Amen. Infatti quando eravamo là la visitarono e dice: ma sta bambina, scusi, ma non ha avuto nessun attacco in questi 3 mesi, che ora era più difficile, più avanzata, dice, nessun attacco epilettico e così via. Dice: signora, è un miracolo, vado a casa, perché l'operazione poteva costare anche la vita, era una operazione incerta. Oh, Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen. Quindi ora ascoltate cosa dice questo fratello che invia questa testimonianza. Senza entrare nei dettagli, dice: voglio segnalare la guarigione della mia schiena con un panno di preghiere che fratello Brano aveva pregato, su cui fratello Brano aveva pregato sopra, dice. Ero con tanto dolore, non riuscivo nemmeno più a camminare con l'aiuto di un deambulatore. Sarà qualche aggeggio che loro usano. Deambulatore, cosa sarebbe? Deambulatore. Ah, deambulatore. Sì, infatti, deambulatore. Che sarebbe, fratello? Tu... Ah, qualcosa che... Sì, sì, ho capito. I medici hanno fatto di tutto il possibile senza alcun risultato, dice. Poi ho trovato un panno di preghiera con una copia delle istruzioni su come usarlo su una mia vecchia Bibbia, dice, che lui non usava da anni. Prese quella Bibbia e uscì questo. Mi mise sotto il letto, sotto il lenzuolo, e collocai, dice, sulla schiena, che era malata, il panno di preghiera. All'istante, dice, quando io mise il panno di preghiera, ho sentito penetrare l'unzione di Dio dentro la mia schiena. Dice, mi alzai. Amen. Mi alzai. Il primo giorno mi trovai a disagio, perché da molto che non camminavo, trovo disagio a camminare. Ma dopo, i giorni successivi, cominciai, dice, a camminare, no? Dice, e quindi ho scritto per riferirvi una guarigione completa che ho ricevuto. Amen. Non c'è tempo a distanza, dice, con il nostro, non c'è tempo e né distanza per il nostro Dio. E con la preghiera, e soprattutto dice con la preghiera, dopo tutto questo tempo su cui aveva pregato il profeta, ancora l'unzione di Dio era sopra quel tessuto. Dice, amen. Gesù Cristo è la stessa origine eterna. Io ringrazio Dio per aver mandato Gesù Cristo
e per aver mandato nella nostra generazione, dice il fratello Branham. Grazie, Signore Gesù, per la tua misericordia e per l'invio di questo profeta. Amen. Signore la possa benedire e che sia anche una testimonianza per noi oggi. Fratelli, Dio guarisce. Amen. Al di là dei dottori, al di là di qualsiasi cosa, Dio è il guaritore. Anche quando noi prendiamo delle medicine. Fratello Branham diceva questo, tu puoi prendere tutte le medicine che vuoi, ma facci caso, cioè, prendi una medicina e dalla a un morto. Cosa avviene? Tu puoi essere là, puoi dargli tutte le medicine, puoi fargli un taglio, curare, quella ferita non si rimargerà mai, dice. Perché? Perché manca la vita. E perché la vita è il guaritore, dice il profeta. Chi fa crescere le cellule, chi fa è Dio, amen. E la guarigione è dentro di noi. Ma per innestarla noi dobbiamo avere fede in Cristo Gesù, alleluia. È un processo che Dio ha voluto che sia così. Perché, come dice il Signore, già il regno dei cieli è dentro di noi. Amen. Dobbiamo aprire quella porta che teniamo chiusa. Amen. Gloria a Dio. Ci alziamo. Amen. Vogliamo ringraziare il Signore questa mattina. Alleluia. Per la sua bontà, per il suo amore e per ogni cosa che ancora oggi Egli ci dà. Grazie Padre ancora per questa testimonianza, Signore Dio. Possa essere resa viva nei nostri cuori, Padre. Amen. Questo fratello che giaceva nel letto, Signore Dio, e che tu hai guidato a aprire una vecchia Bibbia che lui non usava più, a trovare lì un panno di preghiera su cui il profeta aveva pregato, Signore Dio, ancora a testimonianza che William Branham è il profeta della nostra generazione, Padre. Egli confidò in quel panno, Signore Dio, su cui la preghiera di quell'umile servo tuo, Signore Dio, ancora era là, quell'unzione, Padre. Quando egli la mise sulla parte malata, egli guarì. Il Signore sia benedetto veramente. Amen. Non possiamo mai finire di ringraziarti, Padre. Grazie per la tua opera, grazie per il tuo sangue, Signore Dio, che ci permette ancora oggi, stamattina, di entrare nei luoghi celesti e gustare, Padre, delle potenze a venire, Signore Dio, come invece Israele a casa di Barnea, ma che essi rifiutarono, Padre. Amen, Signore Gesù. Sì, Signore, il mondo oggi è malato nel dolore perché ha rifiutato, Padre, di venire a te. Alleluia. Ma noi ancora oggi abbiamo scelto la migliore cosa che potevamo fare in questo giorno di riposo, Signore Dio, amen. E di resurrezione, Padre, venire alla tua casa, non una casa di mura, Signore Dio, ma una casa spirituale, Padre, amen. Dove noi possiamo, nello spirito, entrare dentro la tua presenza, arrivare lì davanti a quel trono, come fece essere, Signore Dio, e domandare grazie, Padre, amen. E come quel re stese il suo bastone, ancora noi oggi, Padre, sappiamo che la tua mano non è corta a salvare, Padre. Rimetto questa assemblea a te, questi due giovani, Padre, che l'unzione dello Spirito possa essere su di noi e che quello che, Padre, noi abbiamo sentito quando ci siamo avvicinati a te, Padre, quell'amore, quel calore, possa ancora diffondersi nelle loro vite e vedere ogni cosa con occhi nuovi, Signore Gesù. Alleluia. Grazie, Padre. Grazie, Gesù. Ancora per gli assenti, Padre, possa avere tu un riguardo anche per loro, perché ognuno sappiamo che purtroppo hanno anche, ci sono delle necessità, Padre, e sicuramente le cose, Padre, della vita le hanno trattenute oggi non essere qua, Signore Dio, amen. Ma tu sai ogni cosa, benedicile, Signore Dio, grazie. Ancora per i fratelli che sono radunati via internet, Signore Dio, aiutali tu, Padre, amen. Ognuno ha il suo bisogno, Padre, ognuno ha una necessità, Signore Dio, e noi confidiamo che ancora questa mattina, Padre, se il loro cuore, Signore Dio, sono aperte e si riceveranno coloro su cui hanno pregato, Padre. Grazie, Signore. È la tua parola, Padre. Non è la parola degli uomini, ma è la tua parola. Grazie, Padre, per tutto ciò che tu fai e farai ancora in quest'oggi, Padre. Per le testimonianze e così via. Grazie. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Facciamo un canto. Amen. Alleluia. Lei l'ha preparato il 5-5-3. Amen. 5-5-3. Alleluia. Oh, fratello Salvatore. 5-5-3. Hai quel biglietto? Salvatore, scusa. Salvatore, hai il biglietto di venerdì, quello della che mi avevi fatto vedere a casa di Carmelo? 5-5-3? 5-5-3, sì. Va bene, comunque. Se lo spirito di Dio, amen. Allora, 5-5. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io canto come Davide. Se lo Spirito di Dio si muove in me, io canto come Davide. Io canto, io canto, io canto come Davide.
Signore, la porterai in cielo quando in questa terra, Signore,
stato tutto verrà ribaltato, Signore. Oh Signore, ogni nazione verrà distrutta, Signore, Padre, e ritorneremo, Signore, quando calpesteremo la cena degli empi, Padre. Alleluia. Oh Signore, ancora per costruire il paradiso terrestre che tu avevi dato da tanto, Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché tu veramente ci hai rivelato cose, Signore, grandi, Signore, come grande sei tu, Signore. Ci hai rivelato ogni mistero attraverso il tuo profeta, così come hai fatto in tutti questi millenni, Signore, che hai parlato sempre attraverso i tuoi profeti, Padre. Ti ringraziamo, Signore, perché noi nel nostro corpo, la nostra carne, Signore, noi siamo deboli, Signore, ma noi siamo forti nello Spirito, Signore, perché stiamo aspettando questo grande evento, la resurrezione dei morti e la promulgazione dei viventi per raggiungere tu nel cielo, Padre. Signore, benedici tutti presenti, benedici la tua sposa nel mondo, benedici il tuo evento che porta la parola, Signore, per tutti quelli che stanno ascoltando via rinno, Signore. Grazie per ogni cosa, benedici noi la nostra famiglia, Padre. Oh Signore, veramente, Signore, sì, tu, Signore, il nostro pastore, Signore. Amen. Ogni cosa che chiediamo nel tuo santo nome di Cristo Gesù. Amen. Facciamo un attimo, di un minuto fa, e tanto qua sotto, fammi brillare. Amen. Amen. Di quelle che vengono vicino in inverno, così i bambini sudano, poi bevono e così via. Dimmi, fratello. No, sono persona che era ieri ho parlato con lui. Amen. Questo ragazzo, un ragazzo che ci ho parlato del cielo, la mia donna. E spero che lui ci desse, vuole ascoltare via ieri, un sito qualsiasi, guardate che c'è il messaggio. Bravo, punto. Quello del fratello di Elisa. Ora invece voglio chiamare un attimo il fratello Vasile. Venerdì è successa una cosa particolare in mezzo. Cioè, domenica, fratello Giuseppe, diciamo, dicendo ha avuto un sogno, lo possiamo raccontare. Se vuoi raccontare tu, fratello? Ok. Così allora, sognò che eravamo tutti in chiesa. E che praticamente, ora questo non è solo per noi, ma è sempre un messaggio che noi diamo a tutto il corpo di Cristo, come altri ricevono altre rivelazioni, che è sempre per tutto il corpo. E dice che a un tratto che eravamo tutti in chiesa, dice, mancò la luce. Poi dopo la luce venne, ritornò, ma in un bagliore ritornò, e in mezzo a noi c'era una donna anziana. Ma lui capì che era una donna che era stata risuscitata, amen. E dopo un po' ci siamo sentiti tutti presi nell'aria, gloria a Dio, la venuta è vicino, venerdì. Poi parlando con il fratello Vasile che mi aveva chiamato, e mi ha raccontato che venerdì, sempre nella stessa notte in cui lui ha avuto questo sogno, il fratello ha avuto un altro sogno. Prego, fratello,
qua c'è tutti i fratelli. E niente, ma venerdì, no questo, venerdì passato, una mattina del 5 di mattina, ho avuto un sogno, no? Appena nel sogno si è fatto una voce, più che c'era una donna bella alta con una faccia bianca, no? Che mi parlava e diceva sempre sì, sì, ha ragione questo uomo. E si è fatto, c'era un uomo, una voce, aveva una bella voce, un uomo. Mi ha detto così, dice, dilla, dice, tutti i fratelli queste parole, che la venuta di Cristo è vicino, sta per venire la venuta di Cristo, e la fine di questo mondo avvicinerà. Perciò, fratelli, dice, dillo a tutti i vari fratelli di come, cosa fanno, come camminano, come non camminano, dice così, ce lo sanno quelli che devono fare. Perciò, fratelli, non è qua nessuna imbroglia, io ripeto, perché certe une, siccome ce l'ho detto anche a mia moglie, anche alle altre gente vicine di là, certe une mi hanno detto, dice, vai a Garibaldi, dice, fate un controllo, perché sei pazzo, l'altro mi hanno detto, vai in psicologo, anche mia moglie mi ha detto, dice, tu, perché lei mi ha visto, no, veramente, mia moglie, era una sera che aveva, dice, gli occhi rossi, lei mi ha visto, scusate l'espressione, come un diavolo, mentre anche lei, cioè, io vedo questo, ma io fratello ve lo dico, il mio dottore è Gesù Cristo, non hai bisogno di altri dottori per dire la verità, perché, e non solo questo, siccome il Satana è sempre furbo, giovedì, questo giovedì, sempre una mattina verso le 4:30 così, cosa è successo? Là dove sto in campagna, c'era il piede del lavandino, no? Che io l'ho sistemato, l'ho messo nel suo posto, no? L'ho fissato. Perciò, domani sera ce l'ho visto, ci ho detto a mio padre, dice, papà, l'hai spostato tu? Dici, no. Ci ho detto l'altro ragazzo che era là vicino, dice, ma sei entrato tu? No. Praticamente il piede era spostato 20 centimetri più in fuori che il lavandino avesse cascato. E, gloria a Dio, non ha cascato, cioè, mi ha fatto vedere. E non solo questo, da lui mi ha detto, dice, sì, dice, nell'altro lato, perché la casa è vicino, la vicino, Giovanni, si chiama sto ragazzo, dice, ho messo, dice, la borsa di pane sopra il tavolo e l'ho trovata nella stanza di letto sopra un letto. Dice, sto pane ce lo devo portare. Dice, ma fratello, certo, Satana, per fare la sua, cioè, lui, e non solo questo, ma poi, se nel mio sogno si è fatto una mattina, dice, io a te, dice, ti ammazzo. Dice, ma perché mi ammazzare? Dice, io vengo con un camion, dice, dietro della tua macchina, se tu cammini con la macchina, siccome lui lo sa che io faccio viaggi, no? Ma certo che vengo in chiesa, vengo con un cuore buono, la domenica mi su per andare con un cuore buono, dice, se tu vai ancora là, dice, io con un camion ti ammazzo. Ma io non è, io no, cioè, tu non mi ammazzi perché c'è Gesù Cristo. È illuminato, gloria a Dio, fratelli. Perciò la venuta è vicina. Amen, amen. Ma il bello è che è successo questo. Stavamo parlando di questo con il fratello Giuseppe, hai chiamato tu ed è venuto Salvatore con un biglietto. Dice, guarda qua, devo far leggere questo biglietto del calendario biblico. Dove dice la venuta di Gesù, ecco, io sto venendo per aprirvi. Una cosa del genere. Come diceva il biglietto? Infatti era bello. Ed è venerdì 7 febbraio, che sono tutti dei numeri particolari, no? Perché il venerdì, ecco, perché allora il sogno è stato venerdì. Tu l'hai avuto venerdì e lui l'ha avuto venerdì pure questo biglietto. Il 7 che è il compimento della cosa, e febbraio è il mese della trasformazione. Nel calendario cinese il mese di febbraio è il mese del mutamento, e noi stiamo qua aspettando che cosa? Che avvenga questo mutamento. Quindi abbiamo avuto due sogni, una conferma, e in più il messaggio di domenica che noi abbiamo dato fu detto la stessa cosa poi a San Paolo da un pastore africano che fu invitato a chiamare, dice, oggi parliamo, dice, sulle città di rifugio. Amen. Predicato qua, predicato in un posto del mondo, perché il profeta dice che alla fine la sposa avrà un unico sentimento. Amen. E un unico parlare. Amen. Io credo, ecco, e questo ragazzo che è venuto qua, Andrea, venne perché leggendo la Bibbia lui vide scomporsi i numeri e uscì questa data del 19 settembre, quant'era? 2014. Lui, questo fu che l'ha impressionato a cercare il Signore, perché lui ha capito, dice, qualcosa sta per succedere, io non sono preparato. Ora Dio, gli ultimi, io credo che se qualcuno ancora entrerà alla gloria di Dio, entrerà più velocemente possibile. L'altra volta sentivo un fratello parlare e dire questo. Dice,
Per molti anni, dice, molte sorelle prima di ricevere un miracolo, tutti i centri del messaggio, hanno sperimentato anni di prove, 5 anni, 6 anni, per un tumore essere guarito. Ma dice, ci stiamo accorgendo in questo ultimo anno che la gente sta ricevendo rapidamente ciò che loro stanno chiedendo. Dice, forse non è altro che l'avvicinarsi, non è altro che quel terzo pool di cui parlò il fratello Branham, in cui parleremo la parola in un momento di stretta, dice il profeta, ci sarà una grande crisi economica nel mondo, a tal punto che anche i figlioli di Dio ne verranno scacciati, allora lì parleremo la parola e la pasta verrà, cioè ci sarà il potere della creazione. Prima della venuta, nelle nostre case vedremo cose potenti, perché anche questa crisi, noi la possiamo vedere, non sta risparmiando neanche gli eletti. Amen. Gloria a Dio. Sì. Venire, dice, ancora giovani, ancora ragazzi, Gloria a accettare, dice il messaggero. Amen, Dio, vedete come il Dio, venerdì, e noi ci siamo visti in queste settimane, infatti sabato sono venute, venerdì ci siamo visti, venerdì sera, lo stesso giorno, loro sono venuti lo stesso giorno, poi, Gloria a Dio. Amen, se c'è gente nuova, chi è predestinato, Gloria a Dio, amen, pace sorella, ci tengo, pace fratello. Che è predestinato verrà, ragazzi. Amen. Amen. Alla gloria di Dio. Certo, noi seminiamo. Ti fa crescere il Signore. Alleluia. Va bene. Ok. Di pregare questa ragazza stamane, che è una ragazza che è nata. Allora, facciamo la prego Vasile, prega per la vettura occulta, amen. E poi. Amen. Alleluia, grazie. Padre Celeste. Ringraziamo Dio per questa bella domenica. Alleluia, Padre, grazie. Che tu, Signore, ci riadunisci qua. Amen. Amenare la tua parola, Signore. Tu mi hai fatto bene questa settimana, Signore, anche a tu Gesù. Mi ami veramente, Signore. Alleluia, Padre. Che tu dici che accetterai e crede la tua mano per te. Amen. Grazie, Signore. Ti ringrazio Dio che il tempo, Signore, è vicino. Sta per vicino. Ma io ti prego, Dio celeste, abbia di questi ragazzi, abbia di quelli che devono venire, Signore, che sono predestinati, a conoscere il tuo messaggio, Signore. Come hai fatto con me, Signore Padre, come mi hai lasciato, Signore, nel mondo. Ma io ti prego, Signore, abbia di tutti gli ammalati, abbia di fratelli hanno bisogno di te, Signore, dei bimbi amati, del nostro fratello Carmelo. Alleluia, Signore. Ti prego, Signore, pietà di questa bimba Stefania, Signore, e ti prego, Dio, a pietà fino alla fine di questo mondo, Signore, di tutte quelle che sono in disagio, di tutte quelle che sono nel mondo, Signore, ti prego, Dio, a pietà di me che sono un peccatore, Signore, ma tu, Signore, mi hai fatto vedere che veramente mi ami, Signore, ti prego, Signore, fino alla fine di questo mondo, Signore, tenimi nel tuo messaggio, ha detto nostro fratello Enzo, grazie, di resistere nel messaggio, di portare, grazie, la parola avanti, Signore, ringraziamo che tu, Signore, ti unisci e hai pietà di noi, Signore. Amen. Lo chiediamo, Signore, nel tuo santo nome, prezioso, in Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Alleluia, Signore ci benedica, amen. Ok, cominciamo con la lettura. Facciamo, allora, sono quasi le 11, gloria a Dio, pace anche a voi, fratello Cettina e fratello Bertina, amen. Una volta si chiama? Davide. Davide, posta su Facebook tutte quelle che sono gli avvenimenti che stanno accadendo. E noi stiamo vivendo proprio ciò che il profeta disse. State attenti alla Russia, tenete l'occhio su Re del Nord, perché al tempo della fine qualcosa succederà. Lui disse anche una predizione una volta su New York e lui disse state attenti perché su New York succederà qualcosa di particolare, qualcosa che segnerà il mondo. E poi noi abbiamo visto a distanza di anni come le due torri gemelle caddero. Anche là fu qualche segno che Dio ci ha dato nel messaggio. Quindi teniamo l'occhio sul re del nord, sulla Russia, e fratello Brano parla in tante citazioni del messaggio su quello che sarebbe venuto quando la Russia attaccherà l'America, perché la Russia, fratelli, attaccherà l'America e ancora oggi stanno provocando questa nazione. Amen. E come Israele fu avvertita da un profeta, Elia, a non andare a combattere perché sarebbe morte, così loro sono state avvertite dal fratello Branham che saranno distrutte dalla Russia e loro oggi stanno provocando la Russia. Vedete? Stanno provocando ancora ieri, hanno distrutto dei blindati, la Merkel si alza, Putin smettila, ognuno di questi uomini parla contro la Russia, il Cremlino sta in silenzio, vi posso assicurare, fratelli, la scrittura dice
che il fiume Eufrate si deve seccare affinché i re del nord devono entrare. Guardate che cosa dice oggi il telegiornale, dice che la Turchia, motivo di questi jihadisti, di questo nuovo impero che stanno creando, hanno chiuso le dighe lì in Turchia e l'Eufrate si sta letteralmente seccando. Cos'è? È la scrittura, fratelli, che si adempia. Amen. Quando l'Eufrate si seccherà, dice Apocalisse 16, e non ricordo il verso, allora i re di Oriente, Giappone, Cina e così via, verranno e ci sarà un grande massacro. Ma la sposa questo non lo deve vedere. La chiesa eletta verrà presa prima, come fu al tempo di Sodoma e Gomorra, che prima che se venisse distrutta, Dio mandò due angeli e trovò fuori una famiglia. E noi siamo la famiglia di Dio. Amen. Noi siamo la famiglia che si è innamorata del suo Gesù Cristo. Alleluia. E come fu ai tempi di Noè? Vedete, ai tempi di Noè, anche lì una grande distruzione sulla terra, e Dio salvò una famiglia, Noè e la sua famiglia, e li rinchiuse dentro un'arca. Quindi il profeta dice, una volta siamo entrati al tempo del diluvio, una volta siamo usciti da Sodoma e Gomorra, e questa volta invece verremo presi nell'aria. Perché non c'è posto per questa distruzione, fratelli, dove la sposa si può riposare, amen, dove può avere un luogo. Gesù disse, quando voi andate a nascondervi sotto il mare, io vi farò uscire di là. Quando voi andrete nelle stelle, vi farò scendere di là. Questo profeta Isaia, quando disse questo, sicuramente, come ha detto a te, dice, vatti a cercare un psicologo. Ma oggi, attraverso la scienza moderna, sappiamo che l'uomo può andare sotto mare attraverso il sommergibile. E attraverso la scienza sappiamo che può andare anche nello spazio. Amen. Quindi, allora, i profeti vedono sempre più lontano di noi e ci avvertono. Dio chiama questa gente per avvertirci. State attenti a quello che sta per accadere. Oggi quello che noi parleremo questa mattina ha ancora a che fare con quello che è il nostro Kadesh Barnea. Voi domenica non ci siete stati. E noi abbiamo parlato di questo luogo in cui fu l'ultima tappa in cui Dio portò Israele all'ultima prova. Amen. E questa prova, questo Kadesh Barnea venne chiamato luogo di giudizio, dove Dio mandò delle spie a esplorare il paese che loro dovevano possedere. Amen. E quando loro tornarono portarono un resoconto. Ma il resoconto delle spie non fu basato sulla parola di Dio che noi ora vedremo, ma fu basato sulla loro visione, sulla loro, disse quel popolo, rispetto a quel popolo, siamo delle cavallette. E il popolo cominciò a spaventarsi, però portarono l'evidenza di quella terra. Portarono l'uva, che è simbolo dello Spirito Santo, portarono fichi, che è simbolo di Israele, e portarono melograno, che è il simbolo della Chiesa eletta. Amen. Quindi quella terra promessa doveva ospitare sia gentili che giudei. Amen. Melograno e fichi. E che lo Spirito Santo avrebbe fatto in modo che loro sarebbero entrati in quella terra. Ma cosa fu che li fermò? Cosa fu? Fu il loro dubitare. Amen. E allora noi su questo oggi vogliamo fare la nostra, diciamo, il nostro sermone. Amen. Quindi, ascoltate cosa dice il profeta. Il profeta nella predica Kadesh Barnea, che noi abbiamo lasciato fino a un certo punto per parlare sulle città di rifugio, dice questo: c'è qualcosa che la Chiesa deve conoscere. C'è qualcosa, dice, che la Chiesa ha bisogno di conoscere. Perché Gesù disse, voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Amen. Gloria a Dio. Quindi conoscendo la verità noi siamo resi liberi. Amen. Quindi, e allora, c'è una cosa che la Chiesa deve fare. E cioè conoscere la parola di Dio, metterla insieme, amen, saperla collocare insieme e applicarla al suo cuore. Quindi William Brennan dice che la Chiesa ha bisogno di conoscere la parola di Dio, gloria al Signore, di metterla nell'insieme, amen, e di collocarla al giusto posto e di metterla nel suo cuore. Andiamo a mettere oggi queste parole nel suo cuore. Amen. Ora, Israele a Kadesh Barnea, seconda parte, amen. Quindi Israele arrivò a Kadesh Barnea e fu un luogo di giudizio dopo che Dio sopportò Israele che si lamentava sempre, che ce l'aveva con il suo profeta e non lo uccise, poteva già mandarle nel deserto, ma arrivava un punto in cui a Kadesh Barnea lui dice, ora hanno 12 spie. E quando loro fecero il resoconto di queste 12 spie, e allora fece il loro resoconto, Israele dice, non è per noi, questa è la cosa più errata che noi possiamo fare.
Dio dà una promessa, quella promessa è tua. Non devi vederti tu nelle tue possibilità, fratello, ma tu devi vederti nelle possibilità che Dio ti ha dato di affrontare quella determinata cosa. Dio fece una promessa. Amen. La città era loro. Non deve, ed è, noi abbiamo un grande errore. Il fratello Branham diceva questo: il più grande errore che la Chiesa fa è che basa la sua potenza nella vista e nel tempo. Noi vorremmo subito vedere una guarigione e noi l'avremmo anche realizzata subito. Amen. Questo è il più grande nemico di Dio. Tempo e vista. Ma siamo stati chiamati a credere per fede. E fede si basa su cose che ancora noi non abbiamo ricevuto. Ecco perché a volte i malati testimoniano già della sua guarigione ancora prima che essa sia veramente accertata. Amen. Ora, noi vedremo questo studio a Cadice Barnea, vedremo nella parte profetica della cosa. Amen. Poi noi vedremo, il Barnea dice, quindi, la Chiesa oggi ha bisogno di conoscere, primo la parola di Dio, poi come applicarla e poi come metterla nel suo cuore. Amen. Ora, vediamo Cadice Barnea, la studiamo nel modo profetico. Perché? Vedremo Israele, il primo Cadice Barnea fu quando Israele arrivò a quel punto, vicino a Giordano, ormai a un passo di poter passare dall'altro lato e possedere la terra. Ora, perché, e qua c'è un grande piano profeta, perché Dio, quando le 12 spie rigettarono il resoconto a chiesa, diciamo Israele, quando rigettò il resoconto delle spie, fu completamente, stavolta non gli fu permesso per 40 anni di poter entrare in quella terra. Girarono nel deserto finché tutta la generazione non morì. E perché al tempo di Mosè invece non fu permesso questo? E qua, vedete, qua entra poi la rivelazione divina, amen. Perché come fu con Cristo e la Chiesa, così fu anche con loro. Loro è un prototipo. Gesù disse, ogni parola che voi direte al figliolo dell'uomo vi sarà perdonata. Ma quando verrà lo Spirito Santo e voi parlerete qualche parola male di loro, allora questo non vi sarà più perdonato. Finché Israele parlava con il loro profeta, allora Dio non fece nulla. Ma quando quelle 12 spie tornarono, che allora noi lo possiamo simboleggiare con che cosa? Con la venuta dello Spirito Santo. Ed essi rapportarono, perché quando egli verrà, prenderà del mio e ve lo annunzerà, dice la parola. Quando loro andarono là e portarono l'evidenza di quella terra e tornarono indietro, loro dissero non è per noi. Rigettarono questo, a tal punto che là fu il luogo dove anche per la seconda volta colpirono la roccia. Vedremo come si apre questo piano. Amen. Allora gli disse, voi non entrerete, 40 anni girerete nel deserto, e morirà tutti voi, esclusi quei piccoli che sono nati, passeranno loro la terra promessa, andranno loro in quella terra. Amen. Quindi, Cadice Barnea, Israele a tempo di Mosè, Israele a tempo di Gesù dopo la Pentecoste, e la Chiesa dopo la Pentecoste. Ora, perché ho fatto questo, fratello? Ora noi lo andiamo a vedere insieme. Quindi, ora, al tempo di Mosè, ora, Israele al tempo di Mosè ebbe la sua Pasqua, no? Prima di uscire dal deserto loro ebbero la loro Pasqua. Amen. Poi loro ebbero il passaggio del Mar Rosso, che è una prefigurazione della morte e della risurrezione di Cristo Gesù. Perché come noi ci battezziamo in acqua, cosa simboleggia? La morte di Cristo e la risurrezione. Amen. E poi si andarono a fermare un anno sotto il monte Sinai, dove Mosè ricevette la legge. E dove Israele festeggiava anche, perché fu il giorno di Pentecoste che Mosè scese con la legge. Perfetto. Quindi Pentecoste. Amen. Quindi allora festeggiarono là. Poi si spostarono e arrivarono al loro Cadice Barnea, dove loro rifiutarono il rapporto portato dalle 12 spie. Anzi, credettero ai 10 di loro che parlarono male, dicendo noi non siamo capaci. Ed essi si ritirarono indietro. Ma due di loro dissero noi siamo più che capaci. Giosuè e Caleb, che noi abbiamo visto che è un simbolo di Cristo e dello Spirito Santo. Amen. Che Caleb vuol dire impetuoso, Gesù vuol dire Dio che salva. Giosuè, Gesù, Yahweh, ha lo stesso significato, Dio salvatore. Amen. Quindi, ora, chi è che può passare quella terra, fratelli? Non l'uomo normale, ma colui che è stato preso dal sangue di Cristo, e colui che è, su di esse è sceso il vento impetuoso di Pentecoste. Anche nei nomi, anche nel luogo, anche in ogni cosa c'è un suo significato. Quindi, ora, loro arrivarono lì, rapportarono, avevano tempo di pensare, no? Dice, ok, noi siamo qua su questa terra, abbiamo visto i grandi miracoli,
in Mar Rosso aperto, abbiamo visto questo. Ora, Israele, rispetto a noi gentili, ha avuto qualcosa di diverso che noi non abbiamo, fratelli, ed è il fattore tempo. Dio gli ha detto anche quando sarebbe venuto a liberarle. Se allora avessero, se allora sarebbero ritornati al tempo in cui Dio parlò con Abramo, Dio disse ad Abramo questo, e il Signore disse ad Abramo: sappi pure che la tua progenie dimorerà come straniero in un paese che non sarà suo, e servirà alla gente di quel paese, la quale l'affliggerà, e cioè per lo spazio di 400 anni. Ma altresì io farò giudizio sulla gente a quale essa l'hanno servito. Infatti l'Egitto venne distrutto. Poi esse se ne usciranno con grandi ricchezze. Dice, ok, Dio ha mandato un profeta. Facendo un calcolo, noi siamo a 400 anni. Vedete che Israele aveva la cognizione del tempo. Infatti Paolo stesso disse che Israele dimorò in Egitto, in Egitto 400 anni, e che la legge fu data dopo 400 anni che Dio parlò con Abramo e gli diede la promessa. Pensa, quindi sapeva, in Galati 9, Galati 6 lo leggiamo. Quindi sapeva Paolo la cognizione di tempo. Loro avevano un fattore che noi non abbiamo. A noi Dio non ha detto dopo la Pentecoste, ecco io verrò fra 2000 anni. Noi ci andiamo per, come dire, per intuito, ci andiamo per, perché sappiamo che Dio fino alla fine ci rivelerà quale sarà il giorno e l'ora. Sappiamo che oggi il giorno e l'ora è la festa di delle capanne, la festa delle trombe, è simboleggiata in questo. Quindi noi sappiamo che qualcosa dovrà accadere in questi tempi. Non sappiamo l'anno, sappiamo però che la cosa è molto vicina. Ma Israele, quando Dio ha trattato con Israele, li ha trattato con anni. E anche pur avendo questo, essi hanno mancato il segno, fratelli. Quindi, lui disse, essi saranno là, ok, essi usciranno, va bene, dice, usciranno con grandi ricchezze, e tu te ne andrai ai tuoi padri in pace, seppelliti in buona vecchiezza, e nella quarta generazione essi ritorneranno qua, perciò che fino ad ora l'iniquità degli Amorei non è compiuta. In quella terra di Canaan abitavano gli Amorei, e gli Amorei avevano un culto cattivo, sacrificavano donne, sacrificavano bambine, si davano a sesso più sfrenato e così via, no? Fino a quando dice non sarà, ecco, quella terra lui li fece uscire, come un giorno noi erediteremo questa terra. Amen. Questa terra è nostra. Oggi noi siamo qua pellegrini come lo era Abramo, ma un giorno tutta questa terra sarà nostra, dei figlioli di Dio. È una promessa di Dio. Amen. E noi usciremo e calpesteremo gli empi, come dice lì Malachi e così via. Quindi, come c'era, amen. Quindi, ora, essi avevano questo, ora dice così, ma alla quarta generazione essi verranno qua. Ora, perché Israele era in Egitto? Perché Israele vendette Giuseppe, che andò in Egitto, e come loro vendettero Giuseppe in Egitto, così Israele diventò schiava dell'Egitto, così come Gesù fu venduto da Israele ai Romani e finirono schiavi dei Romani, capite? Ora dice, alla quarta generazione, ora gli storici qui, giustamente, dice, quattro generazioni, a massimo possono essere 4 per 5, 200 anni. Dice, come può essere questo? Allora io ieri sono andato a guardare così, perché a volte le verità, sai dove si trovano? Alla fine di ogni libro. Alla fine di ogni libro, per esempio, nel libro di Genesi, abbiamo la storia di Giuseppe, no? E dice così, che Giuseppe, prima di morire, ebbe l'opportunità di vedere tre generazioni. Ebbe lui Efraim e Manasse come figli, poi il figlio di Manasse, Madir, mi sembra che si chiama, si sposò, e poi si sposò anche il figlio, quindi lui ebbe l'opportunità di vedere tre generazioni. Ora, noi sappiamo che Dio è un Dio che castiga fino alla quarta generazione, ma che ha amore fino alla decima generazione. Ora, allora, motivo che vendettero Giacobbe, per quattro generazioni furono lì, in Egitto, e alla quarta generazione nacque Mosè. Amen. Guardate che bello questo. Come disse Gesù, e alla quarta generazione, attraverso la venuta di un profeta, io visiterò questo popolo. Amen. Ecco, Israele non ha nessuna scusa, perché avevano sia la avevano questa profezia, che era chiarissima. Voi sarete stranieri
in questa terra, ma io verrò alla quarta generazione, dopo 400 anni io vi farò uscire da là. Allora, fratelli, io dico una cosa, si perde chi si vuole perdere, perché il braccio di Dio è aperto e vuole salvare a tutti, ma il problema è uno, che la gente non vuole venire, non vuole accettare. Quindi, amen. Ora, allora, ok, questo ne abbiamo già parlato. Ora, arrivati a Cadice, loro cosa fecero? Ora, essi fecero il torto più grande che potevano fare, l'ultimo errore. Essi colpirono la roccia per la seconda volta, perché la prima volta fu colpita quando Dio gli disse a Mosè: Mosè, colpisci questa roccia ed essa darà l'acqua per tutto il popolo. Una roccia che era là, e se la colpirono, e questa roccia era il simbolo di Cristo Gesù che venne colpito al Calvario. E come dice il profeta, come una roccia abbeverò 2 milioni di uomini e più tutti i loro cammelli e così via, la stessa roccia oggi, Cristo Gesù, salva da questo deserto migliaia di persone. Amen. Alleluia. Quindi, ora, non credete a quello che ci spiego, cosa che lo so, che a 40 anni di girovagare nel deserto è un prolungamento di vita per gli amorei, perché se loro avessero accettato e avessero creduto, essi sarebbero entrati lì e gli amorei sarebbero stati distrutti. E allora, qua c'è un grande mistero, che il rifiuto di Israele fece in modo che un popolo ebbe per 40 anni in più viva la loro vita. È il mistero della Chiesa di Dio. Amen. Che a motivo della loro stoltezza, Dio abbandonò loro affinché la grazia potesse arrivare di nuovo a noi. E loro girarono per 40 anni in questo deserto finché non morirono, e poi dopo questi 40 anni loro rientrarono di nuovo in possesso della loro terra. E così noi abbiamo avuto questo tempo chiamato il tempo della grazia, dove Israele è stato buttato in mezzo alle nazioni, è stato perseguitato, ammazzato, fino al 1948, quando di nuovo Israele è diventata nazione. Quindi questo vuol dire che oggi la civiltà è pronta per essere distrutta. Il profeta dice: le bombe atomiche sono là, al momento che la sposa andrà su, esse saranno usate. Amen. Quindi, 2000 anni ha pagato Israele, ha avuto la sua prova, mentre noi gentili abbiamo avuto un allungamento di vita. Amen. Abbiamo avuto l'opportunità di essere oggi, di entrare nel piano di Dio. E Dio, vedete, basta spezzettare la sua parola e noi abbiamo già il piano davanti. Quindi Abramo dice: prendete la parola, spezzettatela, collocatela nel giusto modo e mettetela nel vostro cuore. Questo non ci fa perdere, amen. Questo ci dà forza di dire: Signore, grazie, amen. Perché grazie a quell'errore che loro hanno fatto, noi abbiamo potuto ricevere vita, amen. Ma sappiamo però che loro dovevano entrare. E cosa disse Paolo? Io vi svelo un mistero, che come un indurimento parziale è entrato in Israele affinché la salvezza entrasse a voi gentili, così alla fine sarà la stessa cosa. Questa generazione sarà indurita affinché la salvezza passa di nuovo agli ebrei. Tra poco noi consegneremo nelle mani di nuovo il Vangelo agli ebrei. Amen. Mentre la sposa però questa volta sarà tolta via e il rimanente passerà la grande tribolazione. Amen. Quindi, collocare la parola nel giusto ordine. Amen. Ora, Cadice Barnea, al tempo di Gesù Cristo, anche loro, come Israele in passato, ha avuto il suo Cadice Barnea, fratello. E ora ve lo faccio vedere. Israele ebbe una Pasqua, Gesù. Amen. Israele ebbe il suo Marosso, la morte e risurrezione di Cristo. Amen. E Israele ebbe la sua Pentecoste. Infatti lo Spirito Santo scese il giorno di Pentecoste. Non più su 12 spie. Perché 12 spie può essere 12 uomini che parlano di una cosa. Dice: vabbè, oh. Ma 120 già è una prova più forte. 120 persone che ti dicono che è successa una cosa in un luogo vale più di una persona che dice: oh, vedi che là è successa una cosa spaventosa. Tu ci credi o non ci credi? Ma quando già 120 persone parlano, allora la cosa è molto certa. Quindi, vedete la grazia di Dio, non più 12 ma 120. Amen. Quindi scese, e allora ecco che essi uscirono fuori e cominciarono a predicare il regno di Dio. Cominciarono a fare cosa? A portare e a rapportare le cose che esistono nell'altra terra. Amen. A parlare delle potenze future.
Ma cosa fece Israele? Andiamo avanti. Ma anche questa volta Israele ebbe un fattore come l'Israele passato. Anche loro, come l'Israele passato, si potevano fermare a riflettere e dire: aspetta, che stanno dicendo queste persone? Andiamo indietro nella storia. Nella storia vediamo che Israele sapeva che 400 anni sarebbero passati schiavi e poi sarebbero state liberate. Ma c'era un'altra profezia che diceva che la venuta del Messia era contata in anni, le 70 settimane di Daniele. Dice che sarebbero passate, da che Gerusalemme sarebbe stata edificata fino al Messia, sarebbero passate esattamente 483 anni. Amen. E quando il Messia venne, a Giovanni Battista, fu nell'anno 27 dopo Cristo. Amen. La storia dice questo: 27 dopo Cristo. Aveva circa 30 anni. A 29 anni e mezzo egli venne battezzato e lì divenne l'unto, lì divenne il Messia. Amen. Loro andavano nella storia, loro potevano vedere come non solo questo tempo si era adempiuto, perché avevano la cognizione del tempo, fratelli. Perché anche Stefano dice che 40 anni dopo Mosè andò a trovare i suoi fratelli e che rimase 40 anni nel deserto. Quindi loro sapevano esattamente quanti anni è che, come era divisa la storia e il tempo che era passato da un avvenimento all'altro. Quindi, che cosa succede? Loro potevano vedere questo e vedere che esattamente 483 anni erano passati, che questo Messia, la sua predicazione durò 3 anni e mezzo, perché dice: dopo quelle 69 settimane il Messia verrà messo a morte e nel mezzo della settimana egli farà un patto. E Gesù, attraverso il suo sangue e attraverso la sua carne, gli ha fatto un patto: chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non ha nessuna parte con me. Mangiare la carne vuol dire apprezzare la sua parola, mangiare della sua parola e bere del suo sangue che ci ha salvato. Amen. Quindi ora, e che cosa dice? E che il popolo che verrà sterminerà la città e sterminerà pure il tempio. Ora Israele cosa fece? Quando ricevette la notizia che Dio disse a Mosè: nessuno di loro vedrà quella terra, Israele che cosa fece il giorno dopo? Partì per conquistare la terra. Ma Mosè gli disse: non andate là, perché Dio non è più con voi. Quando Israele uccise il Messia e rigettò questo, che cosa fecero? Passarono 40 anni dalla morte di Cristo alla distruzione di Gerusalemme e del Tempio. Lo stesso asso di tempo che passò al tempo di Israele. E loro cosa fecero? Quando videro i romani venire, Gesù disse: quando voi vedrete gli eserciti circondare Gerusalemme, scappate. Invece loro no, come l'Israele in passato volle loro stessi a modo suo conquistare la terra promessa, loro a modo loro volevano proteggere la città e il santuario. Però che cosa diceva la profezia? Che il popolo che verrà, Tito e i romani, distruggeranno città e tempio. Amen. E il popolo sarà depredato e portato via da quella terra. Non si adempì quella scrittura? Che cosa fu che fece in modo che loro non vinsero? Cosa fu? Essi non diedero ascolto, fratelli, a quello che è la parola. Già era stato tutto. Ora dici: ma come? Non sono credenti? Non erano credenti? Non andavano in chiesa? Non andavano a lodare il Signore? Eppure Gesù disse una cosa importante: voi avete mancato di vedere il giorno in cui Dio vi ha visitato. Questo è importante. Non andare in chiesa, non a fare parte di una comunità cattolica, evangelica, no, ma sapere il giorno e l'ora in cui tu stai vivendo e quello che Dio sta facendo per te oggi. Noi dobbiamo comprendere questo. Signore, ma oggi tu hai visitato questa generazione? Sì, attraverso un profeta. Amen. Che ci ha spiegato ogni cosa, perché Cristo dice Amos 3,16: non fa nulla Dio senza aver rivelato il suo piano ai profeti, i suoi servitori. Questo è il piano di Dio, ragazzi. Dio ha un piano. Egli in ogni epoca ha mandato un profeta per accogliere la sua sposa. Amen. Vedete, lo stesso errore
Loro sapevano 400 anni, loro sapevano che sarebbero passati 483 anni. Amen. Cristo predicò nella metà della 70ª settimana, il tempo finì e attraverso quell'errore si aprì il tempo della grazia per noi. Amen. Non sappiamo quanto durerà, ma Gesù ha lasciato dei segni dicendo: Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili non saranno terminati. Oggi Gerusalemme è nelle mani di Israele. Nel 67 fu riconquistata, innalzarono la bandiera di Davide, gloria a Dio, la stella di Davide, e oggi possiamo dire questa scrittura si è adempiuta. Oggi viviamo negli sgoccioli, ormai siamo alla fine, fratelli, e Dio sta preparando quel popolo. Ora vi dico una cosa. Ora, noi abbiamo parlato sempre come Dio, come il diavolo cerca di imitare le cose di Dio al fine di portare confusione. Noi abbiamo visto che al tempo del profeta Elia, al tempo di William Branham, prima venne fuori un uomo che diceva di essere lui il profeta Elia. Già il diavolo preparò questo. Quando oggi noi parliamo di rapimento, già che cosa succede? Il diavolo già sta preparando questo? Parliamo di rapimento e dicono: ah, l'UFO. L'estraterrestre ne rapisce, perché il diavolo prepara già il campo. In una profezia di come si chiamava quell'uomo? Un uomo antico, no? Un uomo antico della Chiesa, disse che alla fine dei tempi Satana si sarebbe manifestato come un essere venuto dallo spazio. E noi oggi lo vediamo. UFO, cosa? Allora, ma William Brady sa una cosa importante. Questi UFO che vengono sono gli angeli investigativi del giudizio di Dio. Come al tempo di Sodoma e Gomorra, due persone venute dallo spazio, da un altro che erano quelli insieme a Dio, no? Andarono a visitare Sodoma e Gomorra. Così oggi dice tutto questo oggetto che noi vediamo non sono altro angeli investigatori del giudizio di Dio. È un altro segno del tempo della fine. Quindi, ora noi sappiamo che deve essere ricostruito anche il Tempio in Israele e sarà qualcosa di spettacolare. Ora, l'altra volta in Brasile hanno fatto vedere la Chiesa Mondiale Brasiliana, che è una raccolta di tante chiese evangeliche. Hanno fatto un progetto e l'hanno portato a termine dal 2007 dal 2010. In 4 anni hanno ricostruito il Tempio di Salomone e l'hanno inaugurato. Andate su internet a vedere. Hanno fatto il Tempio di Salomone con le misure di Salomone, con le misure originali. L'hanno fatto là, hanno preparato i sacerdoti, l'arco del patto, hanno fatto tutto quello che era, diciamo, al tempo, e l'hanno riprodotto oggi. Quale motivo? A che scopo? Non ha nessun significato. Infatti, dopo che hanno fatto tutta questa mega costruzione, hanno fatto l'inaugurazione, c'era anche la presidente brasiliana là e tutti i consiglieri, l'hanno chiusa perché hanno trovato un pretesto nelle misure che sono fuori dalla normativa delle costruzioni, no? Ma cioè, hanno fatto un qualcosa, cioè, ecco come dice il profeta, fare una cosa, cercando di fare un servizio, essendo fuori dalla volontà di Dio. Amen. Perché a che serve? Allora dovrebbero di nuovo mettere il montone, dovrebbero di nuovo mettere... Non serve a nulla, hanno speso milioni di dollari, di euro, sempre dalle tasche dei poveretti, che ci credono, e hanno fatto qualcosa che non verrà mai usata. Ora, perché è stata fatta questa? Perché il diavolo sa che tra poco in Israele verrà ricostruito il vero Tempio. E allora noi vediamo attraverso questo ancora di più che la venuta del Signore è vicino. Sapete quando ci sono state? 4 anni. Sapete quando impiegherà Israele a ricostruire il Tempio? 3 anni e mezzo. Amen. Perché anche nella storia, quando noi vediamo che vennero mandati al tempo di due profeti, ora non mi ricordo il nome, al tempo di due profeti, quando costruirono il Tempio, al tempo di Esdra, vennero due profeti e la costruzione durò 3 anni e mezzo. Amen. Quindi ancora oggi sarà così. Quindi, andiamo avanti, vediamo. Perfettamente, questo abbiamo detto. Ora essi ora che cosa fecero? A Cades e Barnea cosa successe? Colpirono la seconda volta la roccia. Amen. E fu là che Mosè perse la vita. Mosè, dice il profeta, era il simbolo dell'antico, diciamo, della denominazione al tempo di Israele, della denominazione religiosa. Quindi ora colpì la seconda volta la roccia. Ora, per la seconda volta è ucciso Gesù, quando lo Spirito Santo era nei suoi discepoli. Infatti, quando
Stefano cominciò a predicare la parola di Dio, cominciò a dare di quell'acqua affinché essi potessero ricevere vita. Cosa fecero? Colpirono, lapidarono Stefano. Poi dice, non credettero a quello, non credettero neanche a Paolo. E infatti Paolo arrivò a un punto in cui disse, ok, Dio dice che era buono presentare prima a voi le cose riguardanti il regno di Dio, ma siccome voi non ne siete degni, noi ci rivolgiamo ai gentili. Vedete, loro ebbero il loro Cades Barnea. Lì Israele come nazione non ebbe più possibilità. Infatti dice Paolo, come disse il Signore, io ti ho scelto per essere luce in mezzo alle gente. Quando i gentili sentirono questo, loro cominciarono a glorificare Dio, perché capirono che adesso la grazia era in favore nostro. Amen. Quindi, ora andiamo anche ai nostri giorni, la Chiesa dopo Pentecoste. Andiamo a vedere, anche noi abbiamo un Cades Barnea. Fratello Bene dice, ora la Chiesa di Cristo oggi ha il suo Cades Barnea. Noi oggi abbiamo il nostro Cades Barnea. Ognuno di noi è chiamato oggi, anche voi ragazzi, siete chiamati a questo Cades Barnea. O accettate, e allora Dio vi farà entrare in quella terra, o rigettate. Amen. Oggi è nelle mani, questo potere oggi è nelle mani della sposa, perché quando noi predichiamo, se noi predichiamo lì, noi mettiamo una decisione, mettiamo un Cades Barnea alle persone. Sia lodato Dio che noi l'abbiamo accettato, fratello. Amen. Sia lodato Dio che noi l'abbiamo accettato. Accettatelo, fratello, accettatelo. Non è per farvi spaventare, eh? Vi sto dicendo, accettatelo. Siamo alla fine della storia umana. Ora vi voglio fare vedere infatti il cammino della Chiesa, come è perfetto in quello che avvenne poi a Israele quando essi rifiutarono. Quindi, allora, che succede? Ora, dopo che essi rifiutarono e cominciarono ad andare indietro, allora la prima cosa che fecero, essi dissero, ah, Mosè dice, ci siamo schifati di questo pane degli angeli, di questo miserabile cibo. Essi si permisero di dire questo. Noi ci siamo schifati di questo cibo che cala dal cielo. Questa fu la prima cosa che Israele fece. La Chiesa, nel suo cammino, in Efeso, dice che io ti elogio, disse il Signore, ma tu hai una cosa che mi fa dispiacere, è che tu hai abbandonato il tuo primo amore. E il primo amore era la parola originale portata da Paolo. Quella manna che cadde in principio fu la stessa manna che cadeva alla Chiesa, attraverso un profeta messaggero, perché Paolo fu scelto per essere profeta dei gentili. Dice la scrittura, mettetemi da parte Paolo e Barnaba, che io ho scelto per essere luce in mezzo alla gente. Ma che cosa successe? Già la Chiesa, se voi andate a leggere il Nuovo Testamento, vedete che Paolo contrabbatteva perché già l'avevano abbandonato. Perché? Perché la seconda tappa dove Israele sbagliò fu che ci fu un uomo di nome Core che si alzò e disse, momento, dice, guarda che non solo tu sei santo e sei stato chiamato, ma tutti noi siamo stati chiamate, e venne al Signore con un fuoco estraneo. E così avvenne alla Chiesa al tempo di Smirne, che essi cominciarono a venire al Signore con un fuoco strano, con una dottrina strana, che il Signore chiamò la dottrina dei Nicolaiti, dove loro cominciarono a fare che cosa? A creare un sacerdozio parallelo a quello che era nell'Antico Testamento. Roma oggi cosa ha fatto? Il clero romano non ha fatto altro che creare un sacerdozio, dice il profeta, parallelo a quello che era il vecchio sistema levitico, dove c'è il sommo sacerdote Aronne e qui abbiamo il sommo pontefice, il Papa, dove c'erano i figli dei leviti e qui abbiamo i sacerdoti, i vescovi e così via. Ma ormai questo sistema è morto, non serve più. Amen. Quindi, ecco, loro vennero lì, ecco, e ancora venne e disse, ah, dice, non sei solo tu santo, ma anche noi. E questa è storia, e questo non lo vediamo. Il terzo passo che fecero fu, se noi leggiamo qui nell'Antico Testamento, fu che si scontrarono con un uomo, Balaam, il quale li portò a fare cosa? A fornicare con gli idoli. E noi vediamo che nella terza epoca della Chiesa, che i ragazzi stanno studiando, vediamo che la Chiesa cominciò ad unirsi agli idoli pagani di Roma. E lì, infatti, Pergamo vuol dire pienamente sposati, dove la Chiesa e lo Stato romano si unirono, ci fu pace nell'impero, e che cosa successe? Che il cristianesimo lo unirono al paganesimo e Apollo si cominciò a chiamare Paolo,
la Dea Fortuna, Jupiter Bambino, si cominciò a chiamare Maria e Gesù Bambino e così via. Vedete? Là, lo stesso cammino lo vediamo qua. Il quarto passo dove loro andarono a finire, dopo l'esperienza con Balaam, andarono a finire che Israele cominciò a fornicare con le figlie di Moab. Con le figlie di Moab. E noi vediamo che al tempo di Tiatiri, cosa dice la scrittura? Ma io ho questo contro di te, che tu permetti a quella donna di fornicare insieme ai miei figlioli, qualcosa del genere. Ma che cosa successe in quel tempo? Che ci fu un uomo di nome Fines, che prese una lancia, dopo che un uomo israelita aveva portato una donna moabita nel campo, e li trafisse tutte e due. E dice la scrittura che attraverso di questo l'ira del Signore fu calmata. Amen. E noi vediamo così, al tempo della storia, che ci fu un uomo che interruppe, fratelli, il dominio della Chiesa Cattolica, chiamato Martin Lutero. Martin Lutero venne e mise nella chiesa lì di Gutenberg, mi sembra, vediamo qua l'ho scritto, ecco, interruppe quella fornicazione quando affigge le sue 95 tese alla porta delle chiese di Wittenberg. Amen. Lì fu interrotto il potere di questa chiesa di Tiatira. Amen. E che cosa dice? Fines venne chiamato davanti a Mosè e Dio elogiò Fines davanti a Mosè. Dice: bravo, quest'uomo ha acquietato la mia vita. Cosa dice? Qual è la vittoria per i credenti dell'epoca di Sardi? Ecco, dice: a chi vince io pronuncerò il loro nome davanti agli angeli. Amen. La stessa cosa che venne a Fines. Amen. Quindi vedete tutto. Allora, prendere la parola, dice il profeta. Noi abbiamo bisogno di conoscere questo. Prendere la parola, sistemarla nel giusto modo e applicarla al nostro cuore. Ecco perché l'eletto non verrà sedotto, fratello. Tutto è già stato scritto, già è stato prefigurato nell'Antico Testamento e oggi noi ne stiamo, che cosa? Assaporando quello che è la rivelazione, amen. Quello che tutto è già stato adempiuto, fratelli. Noi oggi, c'è una parabola del Signore, del diverso operaio, no? Dice, un uomo chiamò degli uomini, dice, all'alba per lavorare, poi vide che ancora il campo era, c'era bisogno di gente, a un'altra ora chiamò altro operaio, no? Finché non arrivò alla sera, chiamò gli operai chiamati dell'undicesima ora. Quando fu il tempo di pagarli, no? Li pagò tutti allo stesso modo. Allora, giustamente, quelli che vennero alla prima ora e restarono fino alla fine, dice, ma come? Dice, noi siamo venuti già dalle mattine alle 5 e ci ha dato lo stesso salario di quelli che sono venuti per un'ora? Dice, a voi che vi importa? Il campo è mio, voi siete venuti per me, quindi accontentatevi di quello che io vi do. Ora, fratelli, questo è un grande simbolismo. Ora, noi siamo gli operai, chiamati nella scrittura, dell'undicesima ora, dell'ultima ora. Amen. Noi non abbiamo lavorato come Paolo e gli altri apostoli che hanno dovuto camminare a piedi per portare l'Evangelo. Non abbiamo noi sofferte come l'operai del tempo di Tiatira che vennero messi a morte dalla Chiesa Cattolica e dall'Inquisizione. Noi non abbiamo operato come Lutero o Wesley, grande gente che ha lasciato famiglie e andato per il mondo a predicare. Noi siamo arrivati alla fine della storia e ne sappiamo più di loro, perché tutti i misteri, Dio disse, sarebbero stati rivelati al gruppo del tempo della fine. Siamo noi. Wesley non sapeva di essere un messaggero per l'epoca. Lutero neanche sapeva di essere un messaggero. Neanche Martino sapeva questo. Ma attraverso la venuta del profeta gli spiegò, guardate, che tutti questi uomini che hanno operato in passato erano le sette stelle nelle mani dell'Iddio vivente. Amen. E chiunque ha creduto a questo messaggio è andato a far parte della sposa di Cristo. Noi siamo gli operai dell'undicesima ora, quelli che stiamo sistemando le cose. Amen. E pronti per la partenza. Amen. Quindi, alleluia. Amen. Ok. Quindi noi vediamo, fratelli, come il piano di Dio si ripete. Poi dopo noi vediamo che dopo questa esperienza, l'ultima, noi vediamo che Dio aprì le benedizioni per Israele. Come dice la scrittura, io ho una porta aperta e nessuno la può chiudere. E vinsero ogni re fino a quando non arrivarono alla terra promessa. Non ho trovato gli ultimi, non sono riuscito a trovare gli ultimi accoppiamenti. O magari per la stanchezza, perché non ho visto bene, perché molte cose le devo andare a leggere in tutti i libri, capite? Perché Numeri, Deuteronomi raccontano sempre le stesse cose, ma con più dettagli, con più cose, quindi devo andare
Ma io penso che quello che già abbiamo ricevuto alla gloria di Dio già è grande. Quindi il profeta dice una cosa: prendere la parola, saperla applicare e applicarla al nostro cuore. Amen. Leggiamo qualcosa. Voglio finire, ma ho 10 minuti, proprio 10 minuti, le cose più importanti di questo messaggio. Quindi, e c'è qualcosa che la Chiesa dovrebbe conoscere oggi, è la parola di Dio, come metterla insieme, applicarla e applicarla al vostro cuore. Amen. Ora dice questo. Allora, voglio passare tante cose, fratelli. Casomai poi la leggete questa predica. Allora, la cosa più grande che io trovo nella Chiesa oggi è la paura, dice il profeta. Dice, perché la gente è spaventata riguardo a qualcosa che deve accadere. Di cosa avete paura, dice il profeta? Se un uomo è nato di nuovo, lui dovrebbe essere il più felice del mondo. Siamo nati di nuovo, amen. La parola ci fa nascere di nuovo, amen. Alleluia. Non c'è niente che possa danneggiare né presente né cose future. Niente può spaventarci e separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Dio l'ha promesso, amen. Vedete, Dio l'ha promesso, amen. Quindi, lui ci ha chiamato tramite lezione, egli mette la sua chiesa in ordine e Gesù disse: nessuno può venire a me a meno che il Padre non lo attiri. Questo dobbiamo comprendere. Noi non siamo qua per una nostra scelta, ma perché qualcosa ci ha atterrato nel nostro cuore, qualcosa è stato impresso nel nostro cuore, qualcosa ci ha fatto comprendere. Ma io sento che è la fine. Ma come, sono pronto o non sono pronto? Amen. E allora siamo corsi a quella città di rifugio a cui non poteva entrare qualsiasi uomo, fratelli. Nella città di rifugio poteva entrare solo chi aveva commesso un peccato. Amen. Questo, un peccatore poteva entrare in quella città, chi aveva commesso un omicidio. Qualcuno entrare, ci posso entrare? Dice, ma tu che hai fatto? No, niente, così, voglio stare un po'. No. Tu ti devi riconoscere peccatore. Amen. Quando noi abbiamo conosciuto questa parola, ci siamo riconosciuti che eravamo senza Dio. E allora siamo corsi a questa città di rifugio che è Cristo Gesù. Amen. E lì dentro c'era il sommo sacerdote. E noi oggi abbiamo un sommo sacerdote chiamato Cristo Gesù. E tu potevi stare là sotto la custodia di quel sommo sacerdote, nascosto là. E quando moriva, tu andavi libero. E noi vediamo che oggi Cristo, fratello, ritornava di nuovo alla tua possessione. E noi vediamo che oggi Cristo, fratello, si spoglierà di essere sommo sacerdote e verrà come re dei re. E la scrittura dice che dietro di lui ci saranno i suoi santi, perché ritorneremo a prenderci la nostra eredità. Amen. Gloria a Dio, capite? Quindi tu non vieni al Signore se Dio non ti accetta. Amen. Quindi, e colui che viene a me, io non lo caccio fuori, dice il Signore, io gli do vita eterna. E lo risuscitò nell'ultimo giorno. Se ciò non toglie il vento, dice, alle vele di Satana, io non so cosa lo può fare, fratello. Questo toglie il vento alle vele di Satana, perché lui ha promesso che ci avrebbe dato vita eterna. Qualcuno dice, ma come farà, fratello Brano? Io non lo so, ma io lo credo. Come farà a distruggere gli amorei? Noi non lo sappiamo, ma Dio l'ha promesso. Questo dà la vittoria, ragazzi. Questo è quello che dà la vittoria in Dio. Io sono malato, ma come farà Dio a guarirmi? Io non lo so, ma lui l'ha promesso. Amen. Capite? Lui ha detto, io, venite tutti a me, voi tutti che siete aggravati, io vi darò riposo. Amen. Il vero sabato è il riposo dell'anima. Amen. E tu sei riposato il lunedì, martedì, mercoledì, gloria a Dio. Sei sempre nel suo riposo. Amen. Quindi, ora dice, nessun uomo può credere che Gesù è il Cristo nel suo cuore e rimanere lo stesso uomo che era prima. È vero, eh? Quando voi sperimenterete questo, come noi l'abbiamo sperimentato, non saremo più gli stessi. Amen. Io non sono lo stesso di 20 anni fa, come nessuno qua dentro è lo stesso da quando ha conosciuto il Signore. Poco fa il fratello ti ha raccontato l'esperienza. Beveva, fumava, maltrattava la moglie, maltrattava i bambini, fino a quando qualcosa l'ha colpito e diventò una nuova creatura. Amen. Gloria a Dio. Non si può capire se non passiamo per quella stessa esperienza. Amen. Quindi, ora, quando l'amore perfetto viene dentro il cuore dell'uomo, tutti i diavoli dell'inferno non saranno in grado di scombussolarlo. Amen. Amore, sapete cosa dice il profeta? Amore è avere fiducia dell'altro. Amen. Se io, per esempio, con la paura farei spaventare mia moglie, attenzione che appena io esco di qua, dice, non fare questo, non fare questo. Che amore è, dice il profeta? Qual è amore?
Questo non è amore, ma amore è avere rispetto reciproco. Alleluia. Amen. Ciò avviene automaticamente. Io amo lei, lei ama me, e ciò lo sistema e vado semplicemente avanti. E che modo di vivere in Cristo, fratelli? Ci fermiamo. Allora, e che modo di vivere in Cristo? Tu semplicemente lo ami con tutto il tuo cuore, anima e mente, e vai avanti. Questo è tutto di quello che abbiamo bisogno, dice il profeta. E la mia vita è nascosta in Dio per mezzo di Cristo, suggellato lì tramite lo Spirito Santo. Amen. Signore, ci benedica, fratelli. Alleluia. Quindi, dobbiamo andare avanti, dobbiamo amarlo come Lui ci ha amato, noi amiamo Lui. E quando noi sbagliamo, sappiamo che Lui è più fedele di noi. Amen. E non ci abbandonerà. Alleluia. Come sopportò Israele in tutto il deserto, così Egli sopporta noi in questa vita. A volte ci lamentiamo, a volte sbagliamo, ma c'è una cosa che non dobbiamo fare: parlare male contro il messaggio e il messaggero. Amen. Questa è la cosa che è chiamata la bestemmia contro lo Spirito Santo. Loro bestemmiarono quando quelle spie vennero, loro bestemmiarono quando i 120 presentarono Cristo a loro, non ci fu più remissione, fratelli. Amen. È la stessa cosa, bestemmiare il messaggero e bestemmiare il messaggio, rigettarlo, vuol dire non avere più nessuna opportunità. Gloria al Signore, amen. Sbagliamo anche durante che siamo qua nel messaggio, ma io dico, Signore, il tuo profeta ha ragione. Il profeta ha ragione, egli ha ragione. Siamo noi che non riusciamo ad applicare questa. E ci rimettiamo alla misericordia del Signore. Alleluia. Signore, ci benedica. Ci alziamo. Amen. Fratello Andrea, fratello Salvatore, Dio vi benedica, ognuno di voi. Amen. Che è ancora qui. Grazie, Padre, Signore, ancora per questa lezione, Signore Gesù. Per come Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Per questa la Tua Chiesa non si può, Padre, perdere in questo tragitto, Signore Dio. Perché Tu hai segnato ogni cosa perfetta nella Scrittura, ce la fai vedere, Padre, e ci dai veramente ammonimento, Signore Dio, da poter comprendere che nessun eletto potrà mai perdersi, Padre. Amen. Ancora questa mattina il profeta ci ha dato una grande lezione, noi l'abbiamo presa, Padre, l'abbiamo applicata nella vita di Israele, quando era a Cadesh Barnea, nella vita di Israele al tempo di Gesù Cristo, dove loro ebbero il Cadesh Barnea, e ancora al tempo della Chiesa. William Lane dice, oggi Tu stai di nuovo ad un Cadesh Barnea. Padre, noi siamo qua. Padre, noi non sappiamo come verremo mutati, ma noi lo crediamo, amen. Non è cosa nostra sapere come Tu lo farai, ma sappiamo che Tu l'hai già fatto, Padre. Tu eri risuscitato morto al tempo della morte di Cristo, l'Evangelo lo leggiamo, Tu hai portato in vivi, Signore Dio, Elia, Padre, amen. In quel luogo dove non fu neanche più trovato, Signore Dio, mentre le religioni, Padre, lottano su questo e dicono che forse sicuramente egli fu preso e buttato su qualche altro monte, ma la Scrittura dice che egli salì vivo su un carro di fuoco, e lo ritroviamo poi al tempo di Cristo sul monte della trasfigurazione, e lo ritroveremo ancora al tempo di Israele, quando egli verranno insieme a Mosè a predicare ai 144.000. Grazie, Signore, grazie, Padre. Aspettiamo questo grande evento che è il rapimento, Signore Dio. Non confidiamo nelle nostre forze, ma confidiamo nella Tua forza, Signore Dio, nella Tua parola, e crediamo quello che i profeti ci hanno annunciato. Benedici ancora questa assemblea, Padre. Benedici ancora la mia casa, Signore, ancora la piccola Loide con la febbre, tirala da loro ancora, questi miei cari fratelli, benedici ogni casa di loro, amen. Alleluia. Ancora questi due ragazzi, Signore Dio, amen. Opera, la parola è stata predicata, Padre. Prepara il cuore, rendilo fertile affinché ora questo seme possa scendere nel loro cuore, Signore Dio, e fare breccia. Siamo alla fine. Grazie, Padre. Lo credo con tutto il cuore, Signore Dio. E credo che uno di questi giorni saliremo in cielo. Amen. Siamo noi, insieme a tutto il gruppo sparso in Italia e nel mondo, Signore Dio, che avremo questa grande opportunità. Grazie, Padre. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Dio vi benedica. Grazie, Padre.